Ho il piacere di essere qui con Luciano Balzarini, CEO di OrsaFlow. Ciao Luciano. Ciao Giulia. Allora Luciano, tu sei stato tra gli speaker della 17ª edizione di Forum Banca, protagonista di quello che è stato il focus dedicato a Intelligent Automation in Operation, e Esatto. appunto oggi siamo qui per proseguire quello che è l'approfondimento con questa chiacchierata. Ascolta Luciano, io vado dritta al punto. Hai. Innanzitutto, puoi presentarci OrsaFlow? Sì, certo. OrsaFlow è parte del gruppo Orsa. Orsa è un sistema integrato che è nato a metà degli anni 90, quindi ormai abbiamo 30 anni. È un gruppo italiano, fatturiamo più di 200 milioni, siamo più di 250 milioni, siamo più di 2.000 persone, e è il tipico sistema integrato, quindi che l'offering che spazia dall'ERP alla BI a tutto quanto è anche ovviamente l'intelligenza artificiale di cui non si può non parlare e sviluppo software e quant'altro. In particolare il gruppo Orsa è diviso e suddiviso in business unit dedicate, quindi per mantenere il focus e la specializzazione su temi specifici, dicevo, suddivide in business unit ognuna che si occupa di un tema particolare. Quindi c'è la business unit che si occupa di BI, c'è la business unit che si occupa di SAP e così via. Noi in particolare di OrsaFlow ci occupiamo di automazione dei processi e digitalizzazione dei processi stessi. Cosa vuol dire? Vuol dire che accompagniamo le aziende in quello che è la digitalizzazione dei processi e l'automazione dei processi stessi. Quindi, con un approccio consulenziale si va a prendere proprio parte di azienda e si capisce come andare a ottimizzare i processi stessi. Siamo più di un centinaio di persone fra consulenti e centri BPO d'eccellenza. Non pensiamo a BPO come a esecutori materiali di cose che una volta facevano negli uffici, ma in realtà sono quasi consulenti che si mettono a disposizione delle aziende per fare processi a valore aggiunto per le aziende stesse. Quindi questo è quello che facciamo tutti i giorni, fondamentalmente. Grazie, grazie molto Luciano. Ascolta, appunto, in occasione di Forum Banca sul palco avevi già rotto il ghiaccio, avevi già parlato di quello che è il vostro approccio innovativo al BPO. Ci puoi spiegare quella che è Esatto. la metodologia che voi applicate? Sì, allora, come dicevo, noi veniamo dalla consulenza. Arrivare su BPO è stata una conseguenza naturale perché ottimizzando i processi vengono enucleati, proprio delle parti di processo vengono, come dire, rappresentati con delle tecniche e tecnologie che ci consentono di migliorare il processo stesso. Soprattutto sulla parte operativa e di esecuzione. Quindi non, il disegno magari rimane lo stesso, cambiano invece proprio le parti operative. Abbiamo ideato una metodologia che si chiama WABI, che sta per Workshop Analysis Business Case Implementation, dove ci sono dei passaggi proprio molto precisi che ci consentono di capire all'interno di un processo quali sono i punti, i task che possono essere o automatizzati o digitalizzati nel caso in cui non lo siano ancora. Questo comporta il fatto che da un processo, come può essere normale, sempre fatto in una certa maniera, facendo questo tipo di metodologia, attuando questo tipo di metodologia, si capisce al volo quali sono i punti dove andare ad agire per migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo stesso. Di contro, cosa succede? Succede che se noi riusciamo a migliorare il processo, diamo un valore in più all'azienda che ci affida questo processo in esecuzione. Quindi il vantaggio di quello che noi chiamiamo BPO 2.0 è proprio questo, cioè non è il mero outsourcing di un processo che ci date e noi lo eseguiamo. Viceversa, è proprio il prendere il processo, analizzarlo, migliorarlo non in termini di circolarità del processo, ma quanto proprio di esecuzione, quindi capire, come dicevo prima, dove si può automatizzare, digitalizzare, eliminando tempi morti, e
e quindi portarla in produzione con ovviamente un ritorno degli investimenti, un miglioramento dei tempi, costi, flessibilità e quant'altro per i nostri clienti. Grazie Luciano. E ascoltami, andando un po' più nel concreto, sì. So appunto che ci sono tanti casi di cui vi occupate, di cui sì. Vi siete occupati, ma vorrei che ci raccontassi qualcosa in più riguardo a un caso specifico. Vi siete occupati della sì. Gestione dei pignoramenti per un importante sì. Gruppo bancario internazionale. Ci racconti qualcosa esattamente. In più? Esatto, allora è un caso bello perché stiamo parlando della filiale italiana di un gruppo internazionale di una grande banca di dimensioni mondiali. I pignoramenti sono per le banche un costo puro, perché è un obbligo di legge, non portano nessun guadagno e come dire più ed è poi un ambito molto normato, quindi con dei tempi dei parametri da rispettare che sono molto molto stringenti, con degli obblighi di legge. Lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto proprio questo, abbiamo preso il processo, abbiamo cercato di capire dove potevano essere inseriti dei punti di automazione e di digitalizzazione. Devo dire che è stato un successo, perché inserendo in punti strategici queste automazioni siamo passati da 20 FTE che erano necessarie per effettuare questo processo da parte della banca a meno di 12 FTE e con dei risparmi di tempo ovviamente, quindi efficacia e efficienza, da parte della banca stessa veramente molto alti. Oltre a questo hanno guadagnato moltissimo in flessibilità, perché con l'automazione e la digitalizzazione abbiamo la possibilità di gestire dei volumi molto più alti, quindi visto che sono assolutamente imprevedibili i pignoramenti che arrivano da ente o da tribunale, siamo in grado di gestire le oscillazioni dei volumi in maniera molto più efficiente. Quindi anche in questo caso abbiamo una miglior risposta rispetto al processo tradizionale. Spero di essere stato abbastanza esaustivo con la spiegazione. Allora, assolutamente sì, io ti ringrazio appunto per questa chiacchierata interessantissima e sono sicura che, insomma, che se nasceranno domande sarai a disposizione per ulteriori approfondimenti. Quindi grazie per essere stato doppiamente speaker anche in questa occasione. Ancora grazie Luciano Balzarini. A presto, grazie.